probabilmente avremmo un teatro. Sì, perché a quel punto non avevamo niente, quindi avevamo risolto il problema. Invece comunque, quindi, per tanti anni abbiamo nascosto il problema. Comunque penso che insomma anche coloro i quali hanno investito in questa struttura, secondo me hanno fatto molto di più all'isola intera e anche a voi che meno male l'avete usata finora. Chiaramente bisogna assolutamente andare incontro a quelle che sono le esigenze di chi vi opera, soprattutto per i giorni settimanali in cui dovete esibirvi, ovviamente, perché non potete essere sicuramente ridimensionati in questo, perché secondo me è la cosa fondamentale, e soprattutto capisco anche il disagio che si ha nel realizzare e poi smontare tutte le attrezzature che c'è bisogno per voi. Quindi ecco, questo vuole essere, al di là di tutte le polemiche che purtroppo nascono in politica, anzi io mi scuso perché so che voi siete diciamo, sicuramente apolitici, nel senso che fate solo per passione, non siete di parte. Mi dispiace se qualche volta purtroppo anche queste argomentazioni vengono strumentalizzate politicamente, però io credo che siamo sulla strada giusta e che finalmente, senza voler prendere meno, ma credo che sotto la mia manifestazione avete il teatro. Abbiamo dato tutte le indicazioni, abbiamo scoperto tutti gli altarini perché abbiamo chiarito praticamente anche la somma che era stata preannunciata, al quale noi vanno i nostri ringraziamenti, comunque a chi si è impegnato per far sì che ci siano 300.000 euro per le produzioni teatrali. Non vi è dubbio che noi comunque faremo in modo che questo finanziamento, quindi ringrazio a quanti si sono prodigati per farlo comunque, diciamo stabilire, ora al di là di come andrà, qualcosa sicuramente arriverà come rischio per questo tipo di settore, poi vedremo in base anche a quello che ci sta per la regione le modalità di utilizzo, perché come dicevi io ho le stesse perplessità che si tratta più di promuovere e sviluppare attività teatrali ma che non siano destinate per la realizzazione di questo problema. Però se ci abbiamo una soluzione alternativa ancora più veloce, penso che quelle poi le potremo utilizzare quando già il teatro è in funzione per fare in modo che poi possiate espandere sempre di più. Bene, io ringrazio il sindaco, grazie per la sua presenza, ribadiamo di nuovo una volta.